Ma no, ragazzi, non ci posso credere. John Jones è stato arrestato nella mattina di venerdì dal Dipartimento di Polizia Metropolitana di Las Vegas. A dare la notizia è stato direttamente un portavoce delle forze dell'ordine ESPN con il giornalista Mark Raimondi, che ha diffuso la notizia tramite un tweet che ha messo in subbuglio internet. Le accuse pendenti sul capo di Jones sono molto, molto gravi. Si parla di manomissione di un non ben precisato veicolo, ma soprattutto di violenza domestica. Un'accusa questa davvero pesantissima, considerato come Jones viva con sua moglie e le sue tre figlie, quindi va da sé che nel caso in cui le accuse venissero effettivamente confermate, sarebbe veramente, veramente uno schifo. E pensare che appena poche ore prima era stato ospite assieme ad altre leggende UFC, tra cui GSP, per l'introduzione nella Hall of Fame del suo storico primo match con Alexander Gustafsson. Neanche il tempo di ritirare questa onorificenza, dunque, che Jones si è trovato a fare conti con la polizia. Non è il primo caso, come tutti saprete, di guai giudiziari e arresti vari per John Jones. Difatti, anche stavolta Dana White ha espresso la sua delusione dopo che Jones è stato arrestato, ma il presidente dell'UFC non è poi così sorpreso. È difficile portare questo ragazzo a Las Vegas, per qualsiasi motivo. Questa città non è buona per John Jones. E quindi eccoci qui. Here we go again, ha detto Dana White. Ormai non sorprende neanche più, quando lo portiamo qui è quasi scontato. Non possiamo nemmeno portarlo a Las Vegas per meno di 12 ore ed introdurlo nella Hall of Fame, che poi succede questo. Questo ragazzo ha molti demoni, amico, un sacco di demoni. Insomma, parole molto taglienti quelle di Dana White nei confronti di John Jones, che ne sottolineano però una condizione oggettiva che possiamo vedere tutti, perché John Jones, ragazzi, non è la prima volta che fa questo e dopo un tot di tempo fa sempre così. Magari può combattere, può fare robe fighissime, si impegna anche socialmente, ma poi c'è una ricaduta e combina sempre qualche guaio grave. Perciò, raga, ahimè, mi sento di concordare con lo zio Dana che fondamentalmente John Jones è un personaggio complesso. E ciò magari ci spiega anche il perché delle lunghe trattative che poi sono fallite e che ci hanno lasciato in questa fase di stallo. Fase di stallo, ragazzi, che come potete intuire si prolungherà di molto, dato che ora la cosa più importante è ovviamente scoprire che cosa è successo venerdì e che cosa ha combinato John Jones. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E prima di chiudere vi mostro il trailer del video che è uscito su Patreon su Nick Diaz e Robbie Lawler e sul cerchio che si chiude, iniziato tanti anni fa all'inizio delle loro carriere in UFC e che adesso culminerà in una card stratosferica piena di cinture in palio. Un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. Per Nick Diaz il tempo sembra non essere mai passato. Perché quando sei un ragazzo di Stockton e vieni dalla strada più cruda e dura, combattere fa parte di te. CBA, never said.